Ciao a tutti! Marzo è terminato, aprile ha aperto le porte davanti alla nostra esistenza. Che intro filosofica! Tutta questa perifrasi per dire sostanzialmente che aprile è cominciato, ok? E che come ogni inizio mese anch'io organizzo le mie letture e sono pronto per condividere con voi i libri che ho intenzione di leggere nel mese che sta per arrivare, sostanzialmente, o che è già iniziato, dipende da quando vedrete questo video, ok? Così vi ho spoilerato anche il fatto che è ancora marzo quando lo sto girando. Benissimo! Detto ciò, non è andata molto bene a marzo a livello di letture, la mia concentrazione in casa è calata un pochettino, sono stato decisamente più lento nel leggere libri, il che non va male comunque, nel senso che ognuno deve leggere al ritmo che ritiene più consono e non ha senso bruciarsi dei libri semplicemente per la smania di leggerli. Bisogna ascoltarsi e quelle volte in cui non si ha voglia di leggere bisogna tenerne conto e dedicarsi ad altro. Però devo dire che questa voglia di leggere comunque al mio solito ritmo sbarazzino mi è tornata e quindi nonostante a marzo non abbia tenuto fede a gran parte della mia TBR, ho deciso di scegliere dei titoli che ultimamente mi chiamano e che sono pronto a leggere. Perché io mi organizzo con voi anche per darmi una schedule mentale, ma ascolto sempre i libri quando mi chiamano. Ci sono dei libri seppelliti nella mia libreria da decenni che mi chiamano a caso e dicono «tocca a me!» e io dico «hai ragione, tocca proprio a te!» Io lo prendo e lo leggo. E così dovrebbe essere sempre. Quindi le TBR servono sostanzialmente a me per organizzarmi un filino, anche se non sempre le rispetto al 100%. E un po' anche per sentire da voi quali dei titoli che vi propongo vi interessano maggiormente, in modo da chiedermi «dai, anticipa quello che è sembra più interessante per una recensione, voglio sapere cosa ne pensi». Tanto sono tutti libri che bene o male mi interessano adesso e che quindi leggerei volentieri a prescindere. Ed eccoli qua, i libri che ho selezionato per aprile, che sono meno del solito, ma un po' anche per la mia concentrazione al momento, che per quanto sia ripartita la voglia di leggere è ancora bassina, nel senso che mi aiutava tanto il treno e non prendendo più il treno non ho dei momenti in cui penso solamente a leggere, e un po' anche perché ho scelto dei libri più consistenti in fatto di lunghezza. Partiamo subito dai due titoli che ho in lettura al momento. Allora, finalmente ho recuperato e ho iniziato un libro che giaceva in diverse mie TBR dei mesi passati, e sto parlando di Party Monster di James St. James. Allora, questo romanzo è definito da molti come un vero e proprio cult book degli anni 90, ispirato a un vero fatto di cronaca, crime, che coinvolgeva un omicidio all'interno di una discoteca, di un club notturno. E in teoria dovrebbe essere un romanzo piuttosto pazzo, particolare, con black humor, surrealismo, momenti grotteschi, ma comunque ispirato a fatti realmente accaduti. Lo stesso James St. James, diciamo che è una personalità piuttosto bizzarra e controversa. Devo dire che all'inizio, sono all'inizio del romanzo, e per quanto sia ancora prematuro dare dei pareri, devo dire che mi sta piacendo, nel senso è un romanzo con un bel ritmo e che mi ricorda, ad esempio, vi dico solo per darvi delle coordinate, una versione diciamo più queer e colorata di Chuck Palahniuk, Irvine Welsh, quel tipo di scrittori un po' tormentati, un po' controversi, però che non rinnegano comunque una certa dose di humor e di colore e di bizzarria, anche se volete, un filo pulp, ecco, se vogliamo, ma è appena iniziato, quindi vi saprò dire meglio quando l'avrò terminato. Comunque è un libro che conto di divorare perché mi sta facendo tornare la voglia proprio di rimanere incollato alle pagine, e quindi direi che è un buon segnale, ma lo scopriremo assieme quando sarà il momento. L'altro libro che sto leggendo invece è un bel po' più denso. Infatti in realtà ce l'ho in lettura da un bel po' e lo sto compesando, perché si tratta comunque di un saggio molto complesso ma che allo stesso tempo trovo estremamente interessante e illuminante, e sto parlando di Cthulucene, che è un saggio di Donna Haraway, sottotitolo Sopravvivere su un pianeta infetto. Donna Haraway è una studiosa,
scienziata, filosofa, che si è concentrata a lungo tempo su tematiche riguardanti il femminismo, soprattutto in legame con l'estetica cyborg, il tema del cyberpunk, delle ibridazioni del corpo tecnologico. Un suo saggio particolarmente importante, ad esempio Manifesto Cyborg, uscito per Feltrinelli diverso tempo fa. Questo nuovo saggio invece vede la luce con la casa editrice Nero per la collana I Libri di Not, ed è un saggio a tema, diciamo, sempre scientifico, ma legato comunque al tema ambientale. Infatti si concentra più che altro sulla situazione contemporanea che stiamo vivendo, la cosiddetta era della antropocene, ovvero dell'uomo che è fulcro dell'esistenza, sente fulcro dell'esistenza e in un certo senso inevitabilmente purtroppo comporta dei grandi cambiamenti su tutto ciò che lo circonda, a livello climatico soprattutto, ma anche a livello della sopravvivenza delle altre specie. E quindi quello che teorizza Donna Haraway in questo saggio, per farla breve, anche se è un testo molto complesso, è in un certo senso una guida filosofica e scientifica nel poter sopravvivere in un pianeta in cui ormai tutto sembra andato perduto sotto un certo punto di vista. Ci sono dei cambiamenti troppo radicali e è necessario comunque trovare dei punti di comunicazione anche attraverso l'arte e le scienze con le altre specie, ad esempio. È un libro anche sull'adattamento proprio. Non l'ho ancora terminato, quindi vi saprò dire quando ovviamente lo terminerò, ma sono a buon punto e devo dire che, per quanto sia molto complesso da gestire a livello di scrittura, necessita di grande attenzione, vi saprò dire meglio. Comunque vi posso dire già che è un testo estremamente interessante. E sulla stessa scia c'è un altro saggio che ha fatto molto discutere, sempre per la collana I Libri di Not della Nero, Iperoggetti di Timothy Norton. Il tema è praticamente lo stesso da un punto di vista differente, nel senso che anche qui Timothy Norton si concentra su problematiche di carattere ambientale. Questo è diventato un vero e proprio manifesto ecologico, se vogliamo, da un punto di vista però molto peculiare. Anche lui identifica comunque il momento che stiamo vivendo come antropocene, ovvero un'era geologica in cui l'uomo ha effettuato dei grossi cambiamenti sul mondo che lo circonda, e quindi viviamo comunque in un contesto in cui i fenomeni ambientali, il cambiamento climatico ad esempio, o l'estinzione di alcune specie, ci devono mettere nella condizione di riconoscere questa era geologica e venirne a capo. È quindi un libro che tratta ancora queste tematiche, ma da quanto ho capito lo fa da un punto di vista decisamente illuminante, innovativo e anche che crea dibattito e riflessione, ed è una cosa che a me interessa molto. Quindi è un libro che voglio leggere anche da tanto tempo e è pronto sostanzialmente per essere aperto e spoltito, diciamo. Un libro che poi devo assolutamente leggere e che è in cima alla mia wishlist, soprattutto ora che ho terminato Crash dello stesso autore, è La mostra delle atrocità di J.G. Ballard, autore che io adoro alla follia. Tutti i suoi libri che ho letto mi sono sempre piaciuti, ma stiamo parlando d'altronde di un autore di culto che però tende a dividere le masse. C'è chi lo adora, c'è chi non lo può leggere, eccetera eccetera. La mostra delle atrocità è uno dei suoi libri più bizzarri e chiacchierati, da molti considerati come uno dei suoi massimi capolavori, da altri considerato come un libro piuttosto illeggibile. Quindi sono estremamente curioso di affrontarlo, perché sembra uno di quei testi un po' in stile Il pasto nudo di Burroughs, che tende a dividere nettamente le masse, ma così è sempre successo con tutti i libri di Ballard, quindi vado abbastanza sul sicuro, piuttosto confidente sul fatto che finirò con l'adorarlo sostanzialmente. Quindi andiamo. Un libro decisamente, anche in questo caso, sfidante, letturine leggere comunque, mi viene da dire, che però voglio leggere da un sacco di tempo e che spero che sia il momento giusto per affrontarlo,
è Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schröber. Allora, Daniel Paul Schröber è stata una personalità molto importante sulla fine tra l'Ottocento, lui ha vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, è stato infatti presidente della Corte d'Appello di Dresda ed è stato figlio di un illustre educatore di un illustre educatore. Quindi una personalità molto influente e importante, che però sul calare dell'Ottocento inizia ad essere vittima di una fortissima crisi di nervi, che lui inizia sostanzialmente a raccontare sotto forma di memorie, e pian piano questa sorta di diario si tramuta in un lunghissimo delirio, un delirio dove entrano ad esempio complotti, deliri mistici, un testo che è diventato fondamentale, un piccolo classico, se vogliamo, un testamento, ad esempio, un testo di riferimento per in campo psicologico e psicanalitico. Non a caso Freud lo usò come fonte per teorizzare i deliri di paranoia, ad esempio. È un libro che a me affascina moltissimo, sono convinto che non sarà semplicissimo da leggere, quindi so già che sarà un libro che avrà bisogno di tanta attenzione, ma a me affascina e quindi è qua, è qui, è pronto. Io mi sento pronto almeno, quindi fatemi sapere se l'avete letto perché sono veramente curioso. Un altro libro curioso, in questo caso non siamo nel romanzo, ma neanche prima in realtà, che ho scoperto per caso e me lo sono procurato appena possibile, è questo, Stecchiti. Allora, Stecchiti di Mary Roach. Allora, io in realtà sono abbastanza combattuto, ma dall'altra parte sono affascinato, perché è un libro di una giornalista scientifica molto famosa, appunto Mary Roach. Lei scrive per il New York Times e molti suoi libri sono stati pubblicati, ad esempio, dal Saggiatore, come Fantasmi o Spettri, è uno dei suoi ultimi, ma lei ha fatto anche un saggio sul piacere, e questo è uno dei suoi saggi più famosi, che è uscito però per Einaudi, Stecchiti, che si concentra sul tema dei cadaveri. È un saggio dove sostanzialmente, scientifico, però a quanto capito estremamente interessante e leggibilissimo da tutti, in cui sostanzialmente la tesi è che i cadaveri rivelano tantissime cose, ci sono tantissime storie assurde che li riguardano. Il tema può storcere il naso, può essere anche sfidante da leggere, ma quanto ho letto in giro è un testo interessantissimo, è un testo interessantissimo che riesce veramente anche a catturare l'attenzione e a far scoprire nuove cose. Quindi sì, il tema è macabro, però allo stesso tempo credo che possa essere una lettura estremamente interessante, e quindi anche in questo caso sono abbastanza motivato. Tornando ai romanzi, invece, io conto di continuare la saga di Rachel Cusk, che non è una saga vera e propria a livello narrativo, ma una saga a livello tematico, partita con Resoconto, che ho letto e recensito per voi, e che continua con Transiti, il secondo volume, che ancora devo recuperare. Rachel Cusk mi piace tantissimo come autrice, perché lei è una di quelle scrittrici capacissime di raccontare niente, infatti nei suoi romanzi non succede mai niente, almeno quello che ho percepito da Resoconto, che sostanzialmente è la storia di una scrittrice che incontra gente e ci parla. Quindi in Transiti credo, dato che è anche una trilogia che si seguirà più o meno questa stessa scia antinarrativa, diciamo, però pur non raccontando niente, Rachel Cusk riesce a raccontare tutto. Quindi non racconta niente a livello narrativo, però allo stesso tempo lancia delle tematiche, lancia delle sensazioni forti, diventa veramente molto ipnotica la lettura di un suo libro, e quindi a me piace questo tipo di scrittura dove non ti racconta niente però allo stesso tempo ti racconta tutto, e quindi in questo secondo me è una maestra e non vedo l'ora di ritrovarla con Transiti. Altro saggio che voglio leggere assolutamente, questo sono convinto che sarà un libro interessantissimo, La prigione della fede. È un saggio molto celebre di Lawrence Wright, che è più noto con il titolo Going Clear, da cui è stato tratto anche un fortunato documentario HBO, se non erro. Ed è un saggio che si focalizza sulla storia di Scientology, e in particolar modo sia dalle origini e sia anche nelle controversie di oggi. È un saggio che è stato
molto premiato a livello giornalistico, ad esempio, sia dal punto di vista di critica che di pubblico. Quindi, considerando che il tema molto spesso è anche fonte di libri un po' sensazionalisti, per me è comunque molto interessante e volevo affrontarlo in un libro comunque riconosciuto, comunque molto documentato. Io, ad esempio, avevo letto e amato molto Nella setta, che è un saggio di due giornalisti italiani che fanno un recap, un resoconto, un reportage vero e proprio sulle sette nascoste in Italia, inquietantissimo come libro, però molto interessante, dove citavano spesso questo saggio di Lawrence Bright, e proprio dopo aver letto quel saggio lì ho acquistato La prigione della fede. Il tema mi inquieta tantissimo, ma allo stesso tempo sono estremamente curioso di leggerlo, e quindi so già che mi piacerà. Ma vedremo, poi ho visto il documentario, mi era molto piaciuto e quindi sono convinto che anche il libro farà il suo dovere. Da ultimo, due libri musicali. Allora, due libri musicali, entrambi editi da una casa editrice chiamata Goodfellas, che è specializzata, non fanno solo libri, ma per quanto riguarda i libri sono specializzati in saggi musicali realmente interessanti, e sono innanzitutto Oltre il muro di Berlino, che in sostanza racconta la scena post-punk, new wave, nella Germania dell'Est, prima della caduta del muro. Allora, io so che è un saggio molto di nicchia, però io, da amante della musica post-punk, new wave, cioè scoprire che c'è un saggio sulla scena post-punk della Germania dell'Est, io ho adorato subito, dovevo per forza averlo e non vedo l'ora di leggerlo. E oltretutto questo saggio è in allegato, c'è anche una compilation da ascoltare, quindi so già che me l'ascolterò mentre leggerò il libro. Sostanzialmente non vedo l'ora di scoprire nuovi gruppi, perché ammetto di non saperne nulla della scena post-punk tedesca della Germania dell'Est, quindi sono estremamente curioso. E l'altro libro, sempre sulla stessa scia più o meno, riguarda invece la scena post-industrial italiana degli anni Ottanta. Io con queste cose adoro, e anche in questo caso non vedo l'ora di scoprire la nicchia underground post-industrial in Italia, soprattutto, di cui conosco solamente praticamente i Tasa Day, perché sono delle mie parti, credo che siano brianzoli, comunque loro li conosco già, però sono gli unici, credo, che abbia sentito, e sono molto curioso di scoprire qualcosa in più su questa scia, di cui invece conosco ad esempio i gruppi non italiani, ad esempio nella scena industrial, i Karen 93, i Coil, i Nurse with Wound, eccetera eccetera. Anche in questo caso c'è un CD in allegato, quindi non vedo l'ora di saperne di più. Ma queste erano le mie letture previste per aprile. Fatemi sapere se qualcuno di questi libri può interessarvi o meno, a me interessano tutti tanto. Fatemi sapere anche cosa state leggendo voi in questo periodo e cosa vorreste leggere nel mese appena iniziato. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!